Tanto per cambiare, affrontiamo una che in questo inizio di campionato abbiamo avuto sempre squadre con obiettivi molto alti e quindi una squadra che ha obiettivi molto alti per quanto riguarda i playoff, per quanto riguarda anche una griglia importante nei playoff. È una squadra costruita molto bene, hanno fatto scelte in alcuni casi come quella del playmaker molto veloci all'inizio dell'estate, che vuol dire che sono scelte in cui hanno creduto subito, o quantomeno a monte c'era un lavoro fatto già alla fine della stagione scorsa, e hanno assemblato una squadra molto interessante, molto importante. È una squadra che chiaramente è una società che disputa anche una coppa, e quindi da lì hanno avuto necessità di avere un roster lungo e con molte rotazioni. E poi c'è chiaramente condita tutto dall'esperienza del Bullo, che innanzitutto sarà un piacere rivederlo in campo, considerato il problema importante che ha avuto nel finale della scorsa stagione. Quindi vedere che è un giocatore che ha sempre dato il massimo nella sua carriera torna a essere competitivo, non può che fare piacere, al di là del fatto che poi lo si possa trovare come avversario, però considerato quello che abbiamo condiviso, quante estati abbiamo condiviso con lui, non può che fare piacere. Poi spero che non sia lui che ci dia la mazzata. Brindisi è un campo sicuramente non semplice, proprio per la conformazione del palazzetto, per cui ci aspetta una partita molto, mo, molto, molto intensa. È una squadra che ha tante soluzioni, perché gioca molto bene in campo aperto, gioca molto bene, ha tanti tiratori, tutti i giocatori sono degli ottimi tiratori, e quindi come spesso succede, è una partita nella quale non è possibile dire limito un giocatore e poi dopo ho risolto i miei problemi. Dobbiamo effettivamente avere una grande concentrazione di squadra. Il tasto della nostra continuità chiaramente è sempre d'attualità, e se vogliamo venire a capo di una squadra come Brindisi, a Brindisi in casa sua, è fuori di dubbio che dovremmo avere effettivamente un alto rendimento nei 40 minuti, e quindi riuscire a mantenere alto il nostro rendimento pur cambiando i quintetti.